Salutiamo Gesù Cristo. Celebriamo la festa di Sant'Antonio e vi faccio una domanda, se volete rispondere a me. Perché Sant'Antonio è importante? Perché noi ricordiamo Sant'Antonio? Secondo voi perché è importante? Perché, le dico io le risposte perché altrimenti arriviamo al prossimo Sant'Antonio. Perché Sant'Antonio è il santo dei miracoli, giusto? Infatti c'è il canto che dice o dei miracoli, in Cristo padre, eccetera, eccetera. E se noi chiediamo alle persone chi è il santo più importante, nella classifica c'è Sant'Antonio, perché noi pensiamo di Sant'Antonio che è il santo dei miracoli, cioè ci fermiamo sui miracoli di Sant'Antonio. E se voi leggete la storia di Sant'Antonio, la vita di Sant'Antonio, ha fatto tantissimi miracoli. Ma Sant'Antonio non è importante perché ha fatto i miracoli, perché anche gli altri santi fanno i miracoli, o meglio, li fa il Signore per intercessione dei santi. L'importanza di Sant'Antonio l'abbiamo detto nella prima preghiera che ho fatto io all'inizio della messa. Abbiamo detto che Sant'Antonio è insigne predicatore e padrono dei poveri e dei sofferenti. Ecco chi è Sant'Antonio. Infatti, diciamo che nella prima lettura, oggi parlando con loro, dice: ma chissà quale sarà la prima lettura, forse si parla della sapienza, visto che era un grande predicatore. Invece la Chiesa giustamente ha messo questo passo di Isaia, perché in questo passo si capisce chi è Sant'Antonio. Sant'Antonio era un grande, grandissimo predicatore. Addirittura, lì dovevo parlare a Furnari, che è il santo protettore di Furnari, c'era scritto nella chiesa di Sant'Antonio H della Sacra Scrittura. No? Com'è? Se in lui c'era tutta la parola del Signore, cioè lui conosceva benissimo la parola del Signore. Addirittura ci sono i sermoni di Sant'Antonio, che è un libro così. Quindi lui era un grande predicatore, però la sua predicazione, il suo parlare, il suo annuncio non si fermava alle parole. Ma lui viveva quello che annunciava mettendosi a servizio, a difesa dei poveri, dei sofferenti. Ecco perché viene chiamato padrono dei poveri. Perché lui difendeva i poveri. E nella prima lettura noi abbiamo ascoltato che Isaia che dice: lo Spirito del Signore è su di me e mi ha mandato a fare che cosa? A portare il lieto annunzio ai miseri, cioè ad annunciare, a testimoniare, a predicare, e lo faceva Sant'Antonio. E poi dice: a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Abbiamo detto nella preghiera all'inizio che lui è il padrono dei sofferenti, a proclamare la libertà degli schiavi, alla scarcerazione ai prigionieri, ad annunciare un anno di grazia, consolare tutti gli afflitti. Questo faceva Sant'Antonio. Addirittura San Francesco lo definiva il mio vescovo, non era vescovo, per dire questa grandezza di questa persona, di questo santo.
quando noi celebriamo la festa di Santo, l'ho detto altre volte, quindi in questo caso Sant'Antonio, noi dobbiamo prendere esempio per lui. Cioè noi dobbiamo essere i testimoni del Vangelo, i testimoni del Signore. Ma come? Con la parola, quindi dobbiamo conoscere la Sacra Scrittura, perché se io non conosco la Bibbia non posso annunciare agli altri. E due, questo annuncio diventa servizio, diventa vita, diventa azione, mettendomi a servizio delle persone più deboli, delle persone più fragili. E se io faccio queste cose nel nome di Gesù, il Signore mi ricompensa, come? Con i miracoli, conferma. I miracoli li ha fatti il Signore attraverso Sant'Antonio, ma li può fare anche attraverso di noi. Perché se il nostro annuncio è vero, se il nostro servizio ai poveri è vero, e lo facciamo per il Signore, non per noi, il Signore conferma quello che diciamo e quello che facciamo con i miracoli. Certo, non facciamo risuscitare i morti, non facciamo i grandi miracoli che ha fatto Sant'Antonio, ma nel nostro quotidiano, se noi stiamo attenti, vediamo grandi miracoli. Già ad esempio, se noi annunciamo, no? E noi ci mettiamo a servizio di chi è nella sofferenza, dei poveri, e vediamo le conversioni, cioè la gente che ritorna al Signore. Quello è un miracolo, soprattutto in questo periodo che tanti si allontanano. Quello è un miracolo, cioè il Signore conferma quello che io dico attraverso questi miracoli, perché quello che io dico è quello che è quella che è la sua parola. E servire i poveri lo faccio perché nel povero, ha detto Gesù, lui è presente. Ogni volta che avete fatto queste cose al piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me, dice Gesù. E allora prendiamo esempio, oggi facciamo la benedizione del pane. Dice, perché si benedice il pane? No, si benedice il giorno di San Biagio, perché San Biagio è il protettore della gola, eccetera. Si benedice anche il giorno di Sant'Antonio, perché il pane è segno della provvidenza e i poveri hanno bisogno, e quindi il mangiare il pane mi deve dare la forza di andare verso i poveri. Ma questo pane mi richiama un altro pane più importante, che è l'Eucaristia, il corpo di Gesù. E solo se io mangio di Gesù e mi nutro della sua parola, io posso parlare di Gesù e io posso fare il mio servizio ai poveri nel nome di Gesù, e vedendo nel povero Gesù. Allora prendiamo questi esempi da questo grande santo e vogliamo essere suoi devoti, ma non perché ci vediamo una volta l'anno per la benedizione del pane, nelle altre chiese che fanno la tredicina, ma perché vogliamo vivere il Vangelo prendendo esempio da lui, per essere veri discepoli di lui, che è Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.